i parchi sono pieni di discariche, di schifezze. Perché per stare così comodi e non avere problemi, la Chiesa non affronta questi problemi? Perché non ne parlate quando fate le messe, no? Dite no, noi non dobbiamo mangiare veleno. Cioè, capito che qua non esistono negozi biologici. Qui giri in questi paesini, tutti mangiano al supermercato. E qui l'unica cosa che gli fanno piantare è solo l'olivo. Guarda. La gente tutta in macchina così, tutti i signori così in macchina. Perché chi guida, il pastore che guida queste pecore così perse ormai, perché non gli dice che invece di buttarlo lì, lo deve buttare lì? Finché tu dici, vabbè, me lo fa qualcun altro il cibo. Ah, vuoi che te lo fa un altro? Tu pensi che un'altra persona te lo faccia meglio di come lo fai tu, il cibo? A 0,99 centesimi al chilo? Sei sicuro? Che non lo vedi, non lo conosci, proprio non sai chi è? Ti fidi? Produrre localmente quello che serve invece di importarlo da chissà dove, fargli fare il giro del mondo e poi avvelenandoci con quel cibo, perché quello è cibo avvelenato, cioè perché il governo che fa? Per fare il prezzo basso delle schifezze che compriamo alla Conad, le paga con le tue tasse che prende da tutte le pecore, riesce a fare il prezzo basso e quindi a farti chiudere a te, piccolo agricoltore, no? Questo mio insistere con il cibo può sembrare una cosa da niente, però è una cosa profonda, perché ormai indirettamente tutte queste terre sono completamente in mano a chi ci comanda e loro tramite tasse e cose riescono a far muovere completamente gente dalle terre, li mandano via perché gli dicono purtroppo non c'è niente da fare. Ma come non c'è niente da fare? Te lo dico io che ce l'ho da fare invece, potrei piantare quello che dico io invece di piantare quello che vuoi tu. Mangiamoci ste mele dopo aver sognato per un attimo. Sono passati due del posto e stavano parlando di Bobo Vieri, per dire insomma lo stato dell'uomo che si nutre con le offerte della Conad. Ah, il tipo là dell'albergo stamattina è molto gentile, ha bussato alla porta e mi ha detto: venga, le preparo il caffè. Io già sentivo la puzza del fumo che entrava dentro la camera e quindi io avrei dovuto sorseggiare del caffè con... magari guardando il telegiornale. E la gente sembra lentamente riprendersi dall'incubo in cui è vissuta in questi giorni. Una cosa bellissima da fare la mattina, insieme a questa persona che fino a pochi minuti fa stava guardando un telenovelas. Bello, sarebbe stato.